cattura del capo di imputazione, attentato alla Costituzione, devastazione e saccheggio dello Stato sociale, falso ideologico del pubblico ufficiale, abuso della credulità popolare a favore dei potentati economici, appropriazione indebita in concorso e aver commesso un fatto diretto a suscitare la guerra civile. Do la parola alla pubblica accusa per le richieste di prova. Chiediamo di ascoltare di fronte a un delitto così grave, di ascoltare dei testi che consentiranno alla giuria di farsi con consapevolezza un'idea della gravità dei crimini commessi. Propongo quindi all'esame i testi per l'accusa delle lavoratrici Francesca e Rosetta e l'esodato Marcello Luca. La parola alla difesa. Ma la difesa chiederà appunto il controesame dei testi dell'accusa. Pubblico Ministero, i suoi testi. Francesca. I crimini su generalità. Francesca, lavoratrice? Vediamo, Francesca, sono una lavoratrice di un contact center. Francesca. Pubblico Ministero, prego per le sue domande. Lei è una delle vittime di questa riforma? Assolutamente sì, anche perché è una percezione comune, mi rendo conto che la riforma Fornero viene percepita soltanto già e già sarebbe sufficiente per l'importante problematica che ha causato con gli esodati e con la riforma delle pensioni. Però non si tiene conto di una cosa, essendo io una lavoratrice ad oggi che ancora per arrivare alla pensione credo che almeno ad occhio e croce mi mancheranno forse 25-30 anni, non lo so, perché poi di volta in volta queste finestre temporali si allungano sempre di più. Non si tiene conto che cosa? Che con la modifica del sistema di calcolo pensionistico, ovvero che dare retributivo si è trasformato in contributivo, per noi giovani lavoratori che percepiamo uno stipendio medio, almeno, insomma, che si aggira attorno ai 1000 euro e più fortunati, noi come operatori di contact center a volte siamo anche al di sotto di questa soglia, che col nuovo sistema di calcolo contributivo in una proiezione futura andremo a percepire una pensione che si aggira forse attorno, se mai la percepiremo, al circa 60 euro di quello che è ad oggi lo stipendio effettivo e che sarà probabilmente non molto di più in uscita se le cose continuano per questo verso. Per cui la mia visione del futuro è assolutamente pessimistica e nera, perché se ci atteniamo a questi dati significa che io andrò in pensione percependo una pensione, se sono fortunata, di 600 euro, e se ci facciamo due conti, 600 euro per chi già deve pagare un affitto, sopperire alle spese vive, di sopravvivenza, cioè diventa veramente una miseria. Per cui questa riforma ha colpito non solo le persone nel 2011 che sono rimaste fuori dal sistema pensionistico, ma colpirà tutti anche in un futuro non troppo lontano. Per cui io mi ritengo assolutamente sì vittima di questa riforma, che è stata peraltro decretata anche incostituzionale, per cui guardando insomma in un futuro prossimo, io ritengo che sia assolutamente colpevole la dottoressa Fornero di aver tolto una proiezione futura a noi giovani e non più giovanissimi con appropriazione indebita del nostro futuro in realtà, delle nostre vite future. Grazie. La parola alla difesa. Ma non è facile fare domande in questo, dopo le parole che ho ascoltato, però le chiedo, ma il fatto che nel suo posto di lavoro, come in molti posti di lavoro, si guadagni solo 1000 euro al mese, è imputabile alla Fornero? È una domanda che le faccio, perché sicuramente, e lo dirò in arringa,
la stessa difesa non mette in discussione, diciamo, quelli che sono gli effetti di questa riforma, ma sicuramente non riteniamo che possa, ad esempio, sul suo stipendio e quindi sul futuro, diciamo, anche pensionistico, incolpare soltanto la Fornero. Su questo che cosa vi può dire? Beh, le posso dire che già la modifica del calcolo dal retributivo al contributivo è un provvedimento stabilito dalla Fornero. Pertanto già la modifica di un'uscita dal sistema lavoro, che prima prevedeva un'uscita quantomeno all'85% dello stipendio poi effettivamente percepito nel momento in cui si esce dal mondo del lavoro, al 60%, è assolutamente una differenza forse per lei trascurabile, per me che vivo del mio non troppo. Quindi insomma un 25% per una persona che vive del suo le assicuro che fa un'enorme differenza. Poi possiamo entrare nel merito dei 1000 euro mensili, assolutamente sì, che probabilmente le responsabilità vanno spalmate non solo alla Fornero, però diciamo che il colpo di coda in questo senso credo che ce l'abbia assestato e anche in maniera importante, questo le posso dire. Non ho altre domande. Giudice, ma perché la Fornero non sta qua oggi? Silenzio, o faccio occupare l'aula. La ringrazio, le sue parole ha dato prossimo test. La ringrazio, prossimo test, e ascoltiamo Rosetta. Consiglio Generalità, Rosetta. Rosetta, operatrice di contact center. Prego, pubblico ministero. Rosetta, ci può spiegare come nella sua vita sia entrata questa riforma Fornero? Cosa vi ha rappresentato, come ha modificato la sua esistenza? La legge Fornero, la prima cosa che praticamente ha creato nella mia vita è stato quello di negarmi di poter avere un rito per il mio licenziamento, qualora si fosse materializzato, ovvero se mentre prima c'era una tutela reale contro il licenziamento che fosse ritenuto illegittimo e quindi prevedeva la reintegra con tutto quello che praticamente la tutela del vecchio articolo 18 come nella concezione dell'articolo 3, nella legge 300 del 70 prevedeva, quindi il reintegro sul posto del lavoro per un licenziamento illegittimo o comunque per quanto riguarda il pagamento di tutte quelle retribuzioni che non ho percepito perché sono state ingiustamente licenziate. Che cosa ha fatto la legge Fornero? Ha istituito una protezione attenuata. Cosa vuol dire questa protezione attenuata? Che praticamente non c'è un reintegro sul posto del lavoro, anche se sono licenziata ingiustamente, praticamente posso anche non essere, diciamo, reintegrata nel posto del lavoro e avere delle mensilità, diciamo, aggiuntive, ma non una tutela reale contro o comunque piena contro quel licenziamento. È stata quella riforma che praticamente ha fatto la prima breccia, quindi ha aperto praticamente quella buca, quella falla che è andata verso il Job Act, che altro non ha fatto che precarizzare praticamente la mia vita. Perché che cosa ha fatto la legge Fornero? Ha praticamente leso i miei diritti, ma diritti di lavoratore, perché ha portato a quella flessibilità che loro chiamano e si riempiono la bocca, che altro non è che precarietà. Perché se una persona viene licenziata e non può far valere i propri diritti, quando viene licenziato per essere reintegrato perché ingiustamente licenziato, quello non è più un diritto e si crea solo disuguaglianza all'interno della società. Io mi ritrovo magari a seduta alla scrivania con una collega che è stata assunta una settimana prima di me ed ha molti più diritti di me. Andiamo anche contro la Costituzione, perché non c'è più uguaglianza, ma frammentazione e soltanto precariato. È vero, anche mio figlio è stato licenziato senza giusta causa. Signor giudice, faccia giustizia oggi. Le ripeto che altrimenti faccio occupare l'aula. Le aule di giustizia devono essere piene in questi casi e il giudizio popolare deve cadere su questi crimini, però dobbiamo farlo nel rispetto delle garanzie di tutti.
Io mi dichiaro soddisfatto della risposta di Rosetta, che ha aggiunto rispetto a Francesca un'altra questione vitale, e cioè non solo la riforma previdenziale, ma anche l'attacco all'articolo 18 e la condizione di precarietà esistenziale che questo ha creato per milioni di persone. Io davvero voglio vedere, vostro onore, la difesa, quali parole userà per difendere i responsabili di questi crimini. Non anticipiamo le conclusioni del pubblico ministero. Difesa, prego. È sempre difficile fare la difesa, però mi pagano bene, quindi la faccio, diciamo, la faccio volentieri. Sicuramente la questione dell'articolo 18 che è stato citato è un punto dirompente, su questo non ho dubbi, come non ho dubbi e non abbiamo dubbi, come dirò poi nelle conclusioni, che molte cose che sono state fatte hanno in qualche modo peggiorato le condizioni di alcuni lavoratori. Però le faccio una domanda: tutto questo è colpa della Fornero? Tutto quello che sta diventando oggi piove è colpa della Fornero? Governo forse Lado. Ci sono anche altri responsabili, forse. Le pongo questa domanda. I responsabili sono tutti. I responsabili è il popolo che non si solleva contro chi praticamente lo amministra in modo sbagliato. Il responsabile è quel governo che dovrebbe tutelarmi. Io sono donna, ho 30 anni, mi vengono a dire con la propaganda della Lorenzini che devo fare figli, il Fertility Day. Come faccio ad avere un figlio se la durata del mio contratto è inferiore alla durata della mia gravidanza? Come faccio ad avere un figlio se quando poi io arrivo al lavoro e mi sottopongono di dover firmare o comunque dare le dimissioni in bianco perché io sono incinta? Come faccio io ad avere una tutela da quel governo che mi dice che ho 30 anni, sono ciusi, ho bamboccione perché mi voglio scegliere i lavori? Non mi scelgo i lavori, perché il lavoro non ce lo danno. Come faccio io a poter riconoscermi all'interno di un governo che mi viene a dire che se voglio trovare lavoro devo farmi le partite di calcetto? Come faccio io ad essere governata da quei politicanti, perché non sono politici, che mi tolgono diritti e mi levano garanzie e non mi permettono nemmeno di arrivare in un'aula di tribunale per farmi godere di quei diritti che i miei antenati o comunque chi prima di me, mio nonno, mio padre, si sono guadagnati con la lotta civile sul campo per non vedersi appunto precarizzare la propria vita o perché appunto si lottava contro il licenziamento ingiusto e contro il caporalato. Per quale motivo io devo avere una classe politica che va contro i miei interessi, contro i miei diritti e mi priva di... Grazie, mi chiamo rispetto del vostro ruolo. Francesca, la ringrazio, credo che non ci sia bisogno di altre domande. Rosetta, e io passerei ad ascoltare l'esodato Marcello Luca. Che si è fatto male ieri. Lei è? Marcello. E viene qui in qualità di? Esodato. Prego, pubblico ministero. Marcello, lei ci può raccontare brevemente cosa le è capitato dal momento in cui è stata approvata questa riforma? Allora, la cosa è semplice, nel senso che io sono uscito dal lavoro a giugno del 2011, a luglio del 2011 ci sono stati dei provvedimenti dell'allora governo Berlusconi che dicevano di praticamente levare la laurea come di togliere la laurea nel computo della pensione. Subito dopo, col governo Monti, il governo Monti appena si è insediato ha detto una cosa, ha detto che i conti INPS erano perfettamente in attivo, che non c'era nessuna sofferenza
Fatto sta che in 15-20 giorni sono riusciti a fare una legge, la legge Fornero, che ha detto esattamente il contrario. Ha detto che la lettera della BCE che minacciava appunto che il debito pubblico fosse una qualche cosa da imputare allo Stato è che è una grossa falsità, perché non c'è nessun debito pubblico per le pensioni. Le pensioni sono pagate esattamente dal lavoratore e dal datore di lavoro. Lo Stato non dà niente, prende solo i conti della previdenza sociale, che sono assolutamente sbagliati, sono quelli che si riferiscono non al buco delle pensioni, ma al buco dell'evasione fiscale, che è di 100 miliardi annui, dell'evasione contributiva, che è di 28 miliardi annui, e di altri 100 miliardi in 5 anni per i contributi che le grandi aziende non hanno versato. Inoltre, la cosa importante è che non c'è separazione tra assistenza e previdenza, praticamente un conto unico, un calderone nel quale si dice che la sofferenza è esclusivamente dei pensionati. Invece no, basterebbe dire che le pensioni di invalidità, l'accompagno e tutte le altre cose sono pagate con una cosa a parte, che è assistenza e non previdenza. Mi pare evidente che la Fornero e gli altri imputati sono fortunati a non avere lei come pubblico ministero. Cosa è accaduto? Allora, è accaduta una cosa semplice. Io sono rientrato nella prima salvaguardia perché la legge è stata del 2011, di fine 2011, e è cominciato un balletto sugli esodati di dati. Perché la Fornero ne aveva previsti solamente 50.000, invece è uscito fuori da dati IMSS che erano la bellezza di 390.000, tra 50.000... La interrompo, quindi sì. Possiamo dire che il disprezzo per la vita delle persone, di lavoratori e lavoratrici, è stato tale che sono stati assunti provvedimenti che incidevano sulla vita di centinaia di migliaia di persone da parte di presunti tecnici esperti di conti che non hanno neanche saputo fare i conti e hanno messo in difficoltà quotidiana centinaia di migliaia di persone che non erano state conteggiate nel momento in cui si è andato a prendere un provvedimento, ad assumere un provvedimento così drastico rispetto alla loro vita. Sì, c'è un'altra cosa che negli esodati ci sono i mobilitati che avevano comunque un qualche cosa di entrata, ma soprattutto molti licenziati che non sono stati assolutamente considerati, se non nelle successive salvaguardie. Ci sono state ben 8 salvaguardie, adesso ce ne dovrebbe essere una nona, perché ancora ci sono 6.000 esodati che non hanno stipendio, non hanno pensione, ed è ogni riforma pensionistica dovrebbe avere un transitorio. Il transitorio della Fornero è stata una notte, in una notte è cambiato completamente tutto. Questa è la cosa fondamentale. La notte di... Sì, la notte del 5, c'è pure pianto. C'è... La ringrazio. No, mi pare che il quadro disegnato dall'esodato sia abbastanza chiaro e suoni come una condanna inequivocabile per gli autori materiali e mandanti di questa riforma, o meglio di questa serie di riforme, perché come ricordava la lavoratrice, ma non anticipo successivo intervento, in pochi giorni milioni di persone sono state oggetto di questo attacco che ha peggiorato la loro vita e minacciato persino le loro condizioni di salute e l'equilibrio psicofisico, perché ritrovarsi pensando di godere determinati diritti e perderli per strada all'improvviso, appunto nello spazio di una notte, lo dico a lei che lavora per questa gente. Vero, anche mio zio è stato esodato, pubblico ministero, anche mio zio è stato esodato, c'ho a casa il problema io. E purtroppo la nostra è ancora una giustizia di classe, perché quando il popolo urla viene richiamato a stare zitto, mentre la Fornero e i suoi amici
sproloquiano in televisione da mattina a sera, mentre i lavoratori pensionati, gli esodati non possono farlo. Anche di questo dovremo discutere prima o poi in aule di tribunale. Abbiamo dovuto fare anche degli sportelli sia dal punto di vista di assistenza ma anche psicologici, perché la cosa è stata veramente molto molto grossa. La ringrazio. L'ultima cosa è quella sui pensionati. Praticamente la pensione dovrebbe essere un diritto costituzionale, invece la Fornero ha bloccato anche la perequazione per 5 anni ed è una cosa, oramai le pensioni non hanno più l'adeguamento che dovrebbero avere, quindi diventeranno, i pensionati saranno tra quelli potere al popolo, tra quelli potere al popolo, silenzio, persone che non si partecipazione vanno, va nel rispetto delle forme, rinunciano alle cure. Posso? Sicuramente non è stato toccato solo l'equilibrio psicofisico di centinaia di migliaia di milioni di lavoratori, anche, e questo lo voglio sottolineare con un po' di commozione, anche la ministra Fornero ha subito un danno al suo equilibrio psicofisico. Io su questo chiedo che la... Mi rimetto alla capacità di questa corte. Mi rimetto alla capacità di questa corte di far rispettare. Facciamo tutto nel rispetto del cialtrone. Ecco. Chi è che ha parlato? Faccia allontanare, uscire. E quindi, come si permette? Un po' di rispetto. E questo si è visto perché la ministra sentiva tutto il peso, no? Di quello che stava facendo, le sue lacrime lo hanno testimoniato. Chi ha parlato? Allora le faccio una domanda: ma se lei fosse stato al posto della Fornero con la Banca Centrale Europea che le puntava il fucile sulla schiena, con i conti pubblici assolutamente fuori controllo, con le assicurazioni che premevano perché anche loro devono crescere, a loro interessano le pensioni, la sanità, ma in questo caso le pensioni erano un punto fondamentale, che cosa avrebbe fatto? Esattamente quello che non ha fatto la Fornero. Io mi fermo qua. Ministero, mi pare che l'esame dei suoi testi sia terminato. Sì. Possiamo dichiarare chiusa l'istruttoria. Do la parola alle parti per le conclusioni. Davvero difficile esprimere in poche parole il giudizio morale su una classe dirigente di cui Elsa Fornero è solo uno degli esponenti. Una classe dirigente che in poche ore, in pochi giorni, facendosi scuso di una comunicazione martellante, unidirezionale, a una sola dimensione, di un clima che il grande economista Federico Caffè definiva di allarmismo economico, di terrorismo economico, in questo clima si è deciso di colpire alcuni diritti essenziali delle classi popolari senza dare neanche il tempo di capire l'impatto di queste riforme, senza dare neanche il tempo di reagire. Uno stato di eccezione di cui un giorno i giuristi tracceranno un bilancio, una sorta di guerra scatenata contro Marcello, contro Rosetta, contro Francesca, contro milioni di altre persone. Uso il termine persona perché per la nostra Costituzione lavoratrici e lavoratori, cittadine e cittadini sono persone, non sono risorse umane. Il professor Mario Monti, Pierluigi Bersani,
Silvio Berlusconi, per il quale è difficile chiedere pene perché è già un pregiudicato. Il governatore della BCE Mario Draghi, l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, mandanti delle riforme della Fornero, ma anche coesecutori. E poi che dire dei presidenti del Consiglio e degli esponenti del governo successivi che non sono intervenuti per abrogare la legge Fornero? Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, quel tale Letta pare fuggito in Francia, ci ricorda qualcosa questo? Lo prenderemo. Ma noi siamo certi che le autorità e le forze dell'ordine agiranno anche lì per assicurare alla giustizia. Badate, diranno che sono stati costretti, e dal processo di Norimberga, che sempre si dice abbiamo eseguito gli ordini, che venivano dai mercati internazionali a cui non bisogna dare dispiaceri, dalla finanza, che veniva dalla troica, tutti questi, ma questo non assolve le responsabilità di chi doveva innanzitutto difendere i propri cittadini, le proprie cittadine, il proprio popolo. È per questo che noi riteniamo che, tra l'altro, nell'arco di reati di cui si sono resi responsabili c'è anche quello, forse più grave di tutto, di aver incitato la popolazione, persino dentro le famiglie, a prendersela con i pensionati o con coloro che devono andare in pensione, raccontando che erano le pensioni il principale problema del paese e dei conti del paese. Le distorsioni del nostro sistema non riguardano i lavoratori dipendenti e le loro pensioni, ma una situazione che da anni i lavoratori denunciano, che va a danno loro e in cui le risorse accantonate per le pensioni dei lavoratori sono state usate per coprire voci come l'assistenza che dovevano essere a carico della fiscalità generale. E quindi la Fornero è stata anche, ha rappresentato anche la prosecuzione di atteggiamenti e politiche sbagliate in danno dei lavoratori, che hanno una lunga storia, altro che una novità, è una lunga continuità quella di cui vanno resi responsabili questi presunti riformisti. E chi li difende sugli schermi della televisione, ben pagati, sulla grande stampa, con editoriali che non fanno mai conti con la vita di milioni di persone? Quale pena richiedere, vostro onore, rispetto a crimini del genere? Bravo! La pena, la pena! Bravo! Noi non siamo giustizialisti e non siamo come loro, siamo fedeli alla impostazione della nostra carta costituzionale e quindi non siamo qui a chiedere vendetta, anzi crediamo nella funzione rieducativa della pena. E quindi innanzitutto chiediamo una pena che consenta alla lavoratrice e al lavoratore di tirare un sospiro di sollievo e non correre quindi il rischio che queste persone possano tornare a fare del male. E quindi chiediamo la interdizione perpetua da incarichi di governo e più in generale da pubblici uffici. La estendiamo anche ai condomini di queste persone che ho citato. Nel caso dell'imputato Berlusconi ovviamente dovremo prevedere un trattamento particolare in quanto è già interdetto, e quindi dovremo anche prevedere che per almeno un decennio gli sia interdetto l'accesso agli schermi televisivi e al truccatore. E avremmo potuto chiedere molto di più a noi in nome del popolo italiano, ma non lo facciamo perché milioni di lavoratrici e lavoratori sono moralmente superiori a questi personaggi e non cercano vendetta ma soltanto giustizia, e quindi si attendono
che la Corte Costituzionale intervenga per porre fine a questa serie di riforme o per consentire che si, attraverso un referendum, si possa cancellare questa pagina oscura della storia italiana. Io la ringrazio per averci consentito di rappresentare come pubblica accusa milioni di persone e che hanno patito, e davvero guardo con un certo disgusto chi continua a prestare il proprio sapere in difesa sulla grande stampa e sugli schermi televisivi in difesa di provvedimenti come questo. La storia non vi assolverà. Bravo! Bravo! Intanto ringrazio il collega per i complimenti nei miei confronti e nel lavoro che svolgo. La povera Elsa. La povera Elsa, come ho detto prima, ha pianto. Era sola. Perché non c'è il potere al popolo. Non so se ve ne siete accorti, ma non c'è. Il potere dietro Elsa è un altro. È il potere che dicevo prima, quello delle assicurazioni, quello delle grandi banche, della grande finanza. E lei stava tanto bene a fare il suo lavoro. Scrive, insegna. Sistema la figlia, diceva qualcuno. Pensa alla sua famiglia, come giustamente ogni... Chiedo in questo momento difficile, in questo momento molto difficile, in cui devo veramente ricorrere a tutte le risorse che ho nella testa per trovare io un equilibrio in quello che dico. Ecco, dicevo, la povera Elsa ha fatto quello che gli è stato imposto. Io mi appello allo stato di necessità in cui si è andata a trovare. Sappiamo che molti, l'ho detto prima, tante delle cose magari sono state un po' gonfiate, che sono state dette, fanno parte, diciamo, del risultato dell'azione di governo della povera Elsa. Però appunto era in uno stato di necessità e i colpevoli, ho detto chi sono, chi veramente è il potere che ha costretto la povera Elsa ad agire in quel modo, e poi c'aveva pure, diciamocelo, un lavoro già ben fatto davanti, cioè che gli era stato preparato da tempo. Nel lontano 1995, no? Quando qualcuno pure a sinistra disse che, ricordo, ve lo ricordo a voi di sinistra, che dovevate mangiare il rospo, ve lo ricordate? E lì iniziò il vulnus terribile di questo cambiamento per quanto riguarda il sistema pensionistico italiano. E in fondo Elsa che ha fatto? Su questa cosa, quelli che erano stati esentati, diciamo, che avevano 18 anni di contributi versati, si mantenevano allora nel 95 a quel tipo di sistema pensionistico, la povera Elsa ha detto, vabbè, ma mo, cerchiamo di essere democratici, no? Anche questi, almeno per l'ultima parte dei loro versamenti, hanno il sistema contributivo. In fondo ha cercato di risparmiare. E ha cercato di creare le condizioni perché queste grandi compagnie assicurative possano effettivamente vendere le loro assicurazioni e i loro fondi pensionistici. Questo è stato l'obiettivo, io credo, uno degli obiettivi fondamentali con cui la povera Elsa è stata costretta a fare quello che ha fatto. In questo senso, e chiudo, non posso far altro che, come dire, rivolgermi e consegnarmi alla clemenza della Corte. Non togliete
una madre di famiglia dalla sua casa, dal suo lavoro, da suo marito, da sua figlia, da suo figlio, che stanno tutti belli sistemati, no? Ma hanno bisogno di lei, perché hanno bisogno dei suoi consigli. Vi prego, vi rimetto alla vostra clemenza. Grazie. In nome del popolo italiano, la Corte dichiara l'imputata colpevole dei reati a lei ascritti e la condanna alla pena di esodo forzato dalla docenza e obbligo di versamento dell'80% dei redditi comunque percepiti alle casse del sistema previdenziale. Interdizione perpetua da cariche di governo, 25 anni di lavori socialmente utili. Oh.